Pur essendo un argomento trito e ritrito, ed avendo milioni di video su YouTube che trattano questo argomento, mi sento di dover fare anch'io un aggiornamento su questo tema. Forse perché assieme alla consapevolezza di voler cambiare la propria vita finanziaria, il budget ne è il secondo pilastro portante, a mio parere. Oggi voglio darti qualche dritta in più, e magari che sei un po' più originale del solito, per cui devi guardare questo video fino alla fine e poi non dimenticarti che ti lascio il link del mio budget personale che puoi scaricare e utilizzare quando vuoi, che è sul mio Google Drive. Ciao a tutti e bentornati sul canale Io Risparmio. Io come sempre sono Pasquale, il vostro investitore e risparmiatore della Porta Accanto, nonché educatore finanziario AIF ed autore del libro Da meno 35.000 a zero in 18 mesi, libro del quale trovi il link qui sotto in descrizione nel caso tu lo volessi acquistare. Un budget aiuta a creare una stabilità finanziaria. Monitorando le spese e seguendo un piano, un budget rende più facile pagare le bollette in tempo, creare un fondo di emergenza e risparmiare per spese importanti come ad esempio possono essere un'auto o una casa, magari delle cose impreviste. Nel complesso un budget mette una persona su basi finanziarie più solide, sia nella vita quotidiana che nel lungo termine. L'importanza di fare un bilancio è una lezione finanziaria che non può essere assolutamente sottovalutata. Se si vuole perseguire la sicurezza finanziaria, seguire un budget, compilarlo, è l'unica risposta che io possa considerare universale. Anche perché ti aiuta a capire e a cercare i tuoi obiettivi a lungo termine e lavorare per poterli raggiungere. Andare alla deriva senza meta nella vita, sperperando i soldi contro ogni oggetto carino e lucente che attira la tua attenzione, e in quel modo non si potrà mai risparmiare abbastanza soldi per comprare invece le cose che sono utili. Un budget ti costringe a tracciare i tuoi obiettivi, risparmiare denaro, tenere traccia dei tuoi progressi e trasformare i tuoi sogni finalmente in realtà. Per cui potrebbe metterti davanti alla brutta realtà che non hai bisogno dell'ultimo modello di iPhone che tutti i tuoi amici hanno, per esempio, ma perlomeno non spenderai soldi che non hai. Troppi consumatori, infatti, me incluso fino a qualche anno fa, spendono denaro che non hanno e che non avranno mai e lo regalano alle carte di credito o alle finanziarie. Una volta, prima dell'introduzione massiccia delle carte bancarie, le persone tendevano a sapere se vivevano entro i propri mezzi. Alla fine del mese, se avevano abbastanza soldi per pagare i conti e incassare un po' di risparmi, erano sulla buona strada. In questi giorni le persone che abusano delle carte di credito non sempre si rendono conto che stanno spendendo fin troppo, fino a quando non stanno poi affogando nei debiti, e qualcuno questa cosa te la potrebbe spiegare molto bene. Tuttavia, se crei e ti attieni a un budget, non ti ritroverai mai in questa posizione precaria. Saprai esattamente quanti soldi guadagni, quanto puoi permetterti di spendere ogni mese e quanto devi e puoi risparmiare. Certo, sgranocchiare i numeri e tenere traccia di un budget non è così divertente come cliccare sul tastino acquista su Amazon. Ma guardala in questo modo, non farai la fine che ho fatto io per anni, e ti posso assicurare che non era un granché di fine, e nel mio libro lo racconto di quante notti insonni ho passato. Diciamo che non è che non puoi spendere soldi, ma col budget li spendi in maniera molto più responsabile e saranno comunque soldi tuoi. Infatti un vantaggio di compilare il budget è questo: se metti da parte una parte dei tuoi risparmi ogni mese per contribuire al tuo conto di emergenza o per investirli o anche per il tuo fondo pensionistico alternativo, alla fine costruirai un bellissimo gruzzolo. Anche se potresti dover sacrificare un po' ora, ne varrà la pena per il resto della tua vita. Ti posso assicurare per esperienza personale che la vita è piena di sorprese inaspettate, alcune migliori di altre. Altre sono pessime però, possono essere veramente tragiche. Quando vieni licenziato, ti ammali o ti ferisci, divorzio o hai un lutto in famiglia, e lo so, è viva l'allegria per i maschi, grattiamoci un po' i zebedei, le tue finanze possono accusare degli scossoni non indifferenti. Ovviamente sembra che queste emergenze si presentino sempre nel momento peggiore possibile, quando sei già a corto di soldi o in serie difficoltà. Questo è esattamente il motivo per cui tutti hanno bisogno di un fondo di emergenza. E non bisogna mai pensare, assolutamente, ma figurati se capita a me, capiterà agli altri, mica a me. Il tuo budget dovrebbe includere un fondo di emergenza composto da almeno 3 o meglio 6 mesi di spese vive. Questo denaro extra ti assicurerà di non precipitare nelle profondità del debito dopo che uno di questi eventi nefasti e inaspettati possa raggiungerti.
Naturalmente ci vorrà del tempo per risparmiare da 3 a 6 mesi, ma se cominci ora, vuoi vedere che è meglio che non iniziare mai? Non cercare di scaricare subito la maggior parte del tuo stipendio nel fondo di emergenza. Inseriscilo nel tuo budget, stabilisci obiettivi realistici e inizia in piccolo. Anche se metti da parte pochi euro a settimana in un conto deposito non vincolato, il tuo fondo di emergenza piano piano, lentamente, aumenterà. Compilare un budget ti costringe a dare un'occhiata da vicino alle tue abitudini di spesa, soprattutto quelle cattive, le spese inutili o quelle di cui neanche ti ricordavi, e ti posso assicurare che a me è successo in passato. Detto questo, quali sono le migliori strategie per impostare il budget? Molti teorizzano il 50-30-20, il 50% per le spese necessarie, il 30% per le spese personali o divertimenti e il 20% per il risparmio o gli investimenti. Quando ero in Irlanda, grazie alla tassazione molto bassa, ero capace di arrivare al 35% di risparmio per gli investimenti. Ora in Italia la vedo impossibile, infatti viaggio sulla media del 25-27%. E se ce l'ho fatta io che avevo le mani bucate, ce la puoi fare sicuramente anche tu. Ma cosa inserire in queste tre categorie? Nel 50% cosa inseriremo? Queste spese, se possibile, sono da ridurre, ma per alcune è impossibile farlo. Per cui se devi sforare questo 50% dovrai attingere alla percentuale delle spese personali o dei divertimenti. In questa sezione si andrà ad includere se la spesa alimentare, l'affitto o il mutuo, le utenze, i mezzi di trasporto pubblici o l'auto, assicurazioni, prestiti, spese del bimbo come il nido, i pannolini e via discorrendo. Nel 30% dei divertimenti, che io invece ho ridotto fra il 20 e il 25%, abbiamo le uscite fuori, per esempio quelle a cena, i viaggi, le gite domenicali, i regali, il cinema, il teatro, i film. Insomma, ci siamo capiti, non è facile rinunciare alla spa di coppia, ma non devi andarci ogni fine settimana. Puoi andarci, ad esempio, agli anniversari. L'importante è non essere troppo austeri, da doversi poi sentire privati di tutto e di tutti. In fondo devi risparmiare, non vivere di stenti. Il budget serve anche e soprattutto a questo, per crearsi uno spazio di manovra e per cui serve a venire incontro, in tuo aiuto, a non farti sentire meno malato delle tue passioni. Nell'ultimo 20%, meglio più che puoi, introduci tutti quegli elementi che possono darti una vita felice per il futuro. Usa questa porzione di reddito per mettere da parte qualcosina per l'imprevisto, come ad esempio il conto di emergenza, risparmiando per il futuro e saldando i tuoi debiti. Assicurati di pensare al quadro finanziario più ampio che puoi. Ciò può significare fare due passi tra risparmio e rimborso del debito per raggiungere i tuoi obiettivi più urgenti. Questa parte per me è quella fondamentale, la più importante, perché ti farà sentire libero da ogni costrizione finanziaria e anche sociale. Avrai il tuo gruzzolo per la vecchiaia, ma anche la completa liberazione, se così posso dire, dalla schiavitù e dalla tossicità dei debiti. Ti ricordo che se vuoi trovi il link del budget che uso io qui sotto gratuitamente nella descrizione del video e nel commento, quello primo che è stato pinnato. Scaricalo e fallo tuo con le tue spese personali. Bene, fammi sapere nei commenti qui sotto cosa ne pensi di queste mie considerazioni. Se questo video è stato di tuo gradimento, ti chiedo per favore di supportarmi veramente con poco, lasciando un bel pollice in su per l'algoritmo di YouTube e anche per me, per soddisfazione personale. Ma comunque mi fai crescere sulla piattaforma. A te costa un attimo, ma per me significa il mondo. Poi se sei nuovo su questo canale ti chiedo la cortesia di iscriverti e di cliccare la campanella delle notifiche, così che tu non possa rischiare di perderti nessun contenuto successivo. Se poi vuoi organizzare anche una call di educazione finanziaria, puoi trovare il link qui sotto per prenotarla. Bene, anche per oggi è tutto e non mi resta solo che salutarti e arrivederci a un prossimo video. Ciao, a presto!